Ciao, benvenuto e benvenuta sul mio canale YouTube. Prima di cominciare vorrei ringraziare ancora chi ha partecipato alla mia prima challenge, Yoga al risveglio. Devo dire che ha avuto un bel seguito, quindi credo che ne suggerirò altre. Magari lascio il link qua sotto se vuoi provare anche tu. Sono 7 lezioni per 7 giorni, quindi distribuite all'interno di una settimana di 10 minuti proprio per iniziare la giornata con uno stimolo diverso. Per oggi però ti propongo una pratica creativa. È il mio quarto video, se non sbaglio, di flow creativo. Oggi cerchiamo di creare un flusso continuo di movimento. Ci prepariamo in piedi all'inizio del tappetino. Bene, ci portiamo con i piedi paralleli sotto le anche in Tadasana. Allunghiamo bene il busto giù le spalle, allunghiamo le braccia, le palme rivolte in avanti. Prendiamo qualche istante per centrarci. Per ritrovare l'appoggio dei nostri piedi alla terra. E cominciamo a scaldare il corpo. Rilassa pure ora le braccia e piega le ginocchia. Porti il mento al petto e piano piano, una vertebra alla volta, portiamo il busto giù. Arrotonda bene la schiena, fino a che le mani arrivano a terra. Dopodiché invertiamo questo movimento e torniamo verso l'alto, mantenendo le spalle, le braccia, la testa pesanti. Cominciamo bene a scaldare la colonna. E di nuovo mento al petto, rilassa bene le ginocchia, arrotonda bene la schiena. Nel frattempo è arrivata curiosa anche Madè. E scendo. Piano piano, mani a terra. E continuiamo questo movimento, cercando di renderlo più fluido possibile, senza forzare, non devi per forza stendere le gambe per ora. È proprio un riscaldamento. E proviamo anche a coordinare la respirazione. Quando salgo, prendo un inspiro. E per scendere, espiro, svuoto bene i polmoni, senti anche l'addome che si contrae, mi aiuta a scendere. Ancora uno così, salgo. E quest'ultimo ci porta giù e rimango un attimo giù. Mani a terra. Provo se è il momento di allungare un pochino le gambe. Respira, allungo bene la schiena. E da qua, Ardha Uttanasana, prendi un bell'inspiro, sollevo leggermente il busto, apro il petto, schiena bene piatta, piedi che premono bene a terra. E con l'espiro, mani a terra, passo indietro con il piede sinistro. Sempre se Madè me lo lascia fare. Permesso. Ok, affondo con il bacino verso terra, apro il petto, guardo in avanti. Respiro. Se è piacevole per te, provo a fare dei movimenti avanti e indietro con il corpo o su e giù con il bacino, o destra e sinistra, rotazioni, come sei comodo e comoda e come è piacevole anche per te. E da qua appoggio il ginocchio sinistro, ruoto il braccio destro in alto, indietro, piego la gamba, afferro il mio piede e vado ad allungare il quadricipite sinistro. Aggiungo anche una bella torsione nel busto, ruoto bene la spalla destra indietro e guardo dietro di me. Respiro.
Lascio andare il mio piede, ritorno in avanti, stendo, sollevo il ginocchio sinistro, avvicino il piede sinistro al piede destro, stendo entrambe le gambe e vado ad allungare il corpo in avanti. Rilassa pure le ginocchia. Benissimo, adesso piegando la gamba destra vado a incrociare la gamba sinistra dietro. Questo però mi porta, continuando a piegare, a portare il ginocchio a terra, mi siedo a terra, ischi bene a terra, andiamo a fare una torsione. Mano destra indietro, gomito sinistro nell'esterno della gamba destra e vado bene in torsione. Sento allungare il busto verso l'alto. E ritorno con il busto in avanti e da qua vado a prendere la mia gamba destra e la andiamo ad aprire e ci andiamo a rivolgere verso il lato lungo del tappetino. Fletto il piede destro, quindi abbiamo la gamba sinistra in farfalla, la gamba destra lunga, inspirando allungo il braccio sinistro ed espirando vado ad allungarmi verso la gamba destra. Apro la spalla sinistra, rivolgo bene lo sterno verso l'alto. Ritorniamo su, ruoto di nuovo verso l'inizio del tappetino e ci ruotiamo bene la gamba, l'anca destra in avanti, ci sistemiamo nel piccione con la gamba sinistra in avanti, guardando il lato corto del tappetino. Con un inspiro allungo il busto verso l'alto e un inspiro scendo, creando una bella onda nella mia colonna e ancora inspiro ed espiro, scendo. E ancora due, inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro su ed espiro. Ritorno su di nuovo, ruoto ancora una volta l'anca destra, ruoto prima, rivolta ancora verso il lato lungo del tappetino, poi porto la gamba sinistra a incontrare la destra, mi sistemo, gambe parallele, inspira, sono rivolto verso il lato corto del tappetino, ma dietro di me, espiro, scendo. Quindi adesso sono rivolta verso il lato, verso la fine del tappetino. Rilasso per un paio di respiri e da qua srotolo la schiena, mi porto su. Andiamo avanti, piego la gamba destra. Vado ad aprirla e mi rivolgo verso l'altro lato lungo del tappetino. Inspiro, allungo il braccio destro verso l'alto. Espiro, vado ad allungarmi bene verso la gamba sinistra. Apro la spalla sinistra, lo sterno rivolto verso l'alto. Stiamo tornando indietro. Ritorno su. Ruoto adesso con il busto verso il lato corto, verso l'inizio del tappetino, ruoto l'anca sinistra in avanti, anche tutta la gamba sinistra, mi sistemo nel piccione, sono rivolto verso il lato corto, l'inizio del tappetino, con la gamba destra in avanti nel piccione. Inspiro, andiamo ad allungare, busto su, espiro, scendo. E ancora, inspiro, salgo. Creo una bella onda nella schiena, espiro, scendo. Inspiro, sale. Ed espiro, scende. Ultima volta, inspiro, salgo. Espiro, scendo. Ritorno su. Sposto leggermente il peso verso destra per liberare la gamba sinistra, la vado a incrociare sopra la gamba destra e come prima andiamo a fare una torsione, gomito destro all'esterno della gamba sinistra, braccio sinistro dietro a terra, inspiro per allungare ed espiro per entrare bene nella torsione.
Benissimo, ritorniamo in avanti, porto il piede sinistro ad appoggiare a terra, prendo una bella spinta, stendo, appoggio il piede destro, stendo le gambe e vado a rilassare il busto giù. Ottimo, da qua piego la gamba sinistra, scivolo col piede destro indietro e vado in affondo. E anche qua, se lo desideri, puoi andare a fare dei movimenti avanti e indietro con il bacino, o su e giù, destra e sinistra. Spingere indietro il tallone, ritornare in avanti. E poi appoggio il ginocchio destro, inspira, ruota bene il braccio sinistro indietro e anche la spalla sinistra. Piego la gamba destra e vado a afferrare il mio piede. Rivolgo lo sguardo indietro, ruoto bene la spalla sinistra indietro e lascio andare. Rilascio la gamba, ritorno in avanti. Sollevo la gamba, il ginocchio destro, passo in avanti, ritorno in Uttanasana all'inizio del tappetino. Inspira, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Portiamo bene tutto su, inspiro, mani sopra la testa, allungo bene. Espiro, mani unite davanti al petto. Inspira ed espira. Benissimo, ora inspiro, sollevo bene le braccia sopra di me, apro il petto, prendo un bel inspiro e con l'espiro lascio andare. Due volte. E su, inspira come un molleggio, lascio bene andare. Due. Quando scendo eseguo due espirazioni dal naso. Cerca di rilasciare bene la testa. Ancora uno. Ritorno su, mi fermo un istante, vado a fare la stessa cosa di lato, espiro. Questa volta lascio andare bene a lato. Piego le gambe. Ancora due. Mi fermo. Saluto al sole, espiro, mi inchino al sole. Inspira, Ardha Uttanasana. Espiro, salto, passo indietro. Inspira nella panca, espira in Chaturanga. Inspira, cane in su, o cobra. Espiro, cane in giù. Inspira ed espira. Cioè, andiamo adesso verso l'inizio del tappetino con una camminata speciale. Inspiro, sollevo la gamba destra, faccio una rotazione completa, porto la gamba bene in avanti e appoggio il piede un pochino più avanti. Inspira di nuovo gamba sinistra, stessa cosa. E continuo così fino a che arrivo all'inizio del tappetino. Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, espiro, scendo, porto bene su, inspiro, mani sopra la testa, espiro, mani davanti al petto. Ancora una volta come abbiamo fatto prima, inspiro, allungo, espiro, rilascio, ancora su, rilascio. Ultimo. Laterale, lascio andare le braccia a lato, busto a lato. Torno al centro e Vinyasa, espiro, scendo, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Espiro, salto, passo indietro, entro nel mio flow. Inspiro per aprire il petto ed espiro per il cane in giù. Inspira ed espira.
Respira. Inspiro, vado a sollevare la gamba sinistra verso l'alto. Con un espiro porto il piede tra le mani, affondo alto, inspiro, allunga bene verso l'alto. Mi siedo bene. Inspiro, vado ad aprirmi, a ruotare verso destra, verso il lato lungo del tappetino. Posizione a stella, inspira. Con un espiro vado a spostare il braccio sinistro verso l'alto, braccio destro in basso, piego le gambe e vado ad allungarmi verso destra. Inspiro, le ginocchia aprono e da qua mi piego in avanti creando una curva nel busto, le braccia si allungano in avanti. Faccio vedere di profilo. Creiamo una bella curva, le scapole si separano, il coccige coda dentro. E da qui le gambe rimangono piegate, braccio destro apre, braccio sinistro si abbassa e vado ad allungarmi verso sinistra. Proietto bene lo sterno verso l'alto. Inspiro, ritorno a stella. Andiamo a farlo un'altra volta senza fermarci, flusso continuo. Espiro, vengo in avanti, inspiro, torno a stella. Ancora una volta, espiro, lato, avanti, lato. Stella, sento bene i miei piedi che poggiano bene a terra. Continuiamo l'ultima volta. E torno a stella. Ritorno verso l'inizio del tappetino. Inspiro, affondo alto. Espiro, vinyasa flow. Inspiro, piede sinistro indietro. Scendo in chaturanga. Apro il petto. E dentro, nado, mukha svanasana. Inspira. Ed espira. Andiamo con la gamba destra ancora. Inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, porto il piede tra le mani. Inspiro, affondo alto. Con un espiro mi siedo bene, attivo bene le gambe. Facciamo attenzione, adesso rifaremo il passaggio di prima, facendo attenzione bene all'appoggio del nostro piede, dei nostri piedi a terra. Come se premessero bene forti verso terra. E da qua ruoto a sinistra verso il lato lungo del tappetino. Mi porto a stella, inspiro ed espiro. Piego le gambe, allungo verso sinistra, in avanti, lato. E poi mi apro, stendo le gambe a stella, inspira. Con un espiro vado e piego le gambe, rimangono piegate. Sento bene l'articolazione delle vertebre che si muovono. Mentre vado lato. Avanti, piego bene la schiena, allungo qua la schiena e stendo. Ultima volta, espiro, allunga la schiena, ruoto, formo una C con la schiena, scambio le braccia, allungo a lato, mi riapro a stella, inspiro, ruoto verso l'inizio del tappetino, per un altro inspiro nell'affondo alto, espiro, mani a terra, sono nel vinyasa, inspiro, piede destro indietro, panca. Espiro per il chaturanga, inspiro cobra o cane in su, espiro per il cane in giù. Prendo una bella respirazione qua. E concludiamo il nostro saluto al sole creativo. Piego le gambe, guardo in avanti, salto o passo in avanti. Inspiro Ardha Uttanasana. Espiro Uttanasana, porto bene su, inspirando. Espiro, mani unite avanti al petto. Inspira. Ed espira. Rilasso le braccia a lato. Andiamo un po' a rilassare dopo questa pratica. E di nuovo rilasso la testa, rilasso le gambe e scendo. Braccia penzoloni. Mani a terra, continuo a piegare, mi accovaccio sui miei talloni e rilasso un pochino in avanti la testa, porto il respiro a livello della schiena e poi con l'aiuto di una mano
Mi vado a sedere, continuo a tenere bene la schiena rotonda e vado a sdraiarmi a terra. Benissimo, allungo la gamba sinistra, piego la gamba destra, porto il ginocchio al petto e distendo la gamba destra verso l'alto. Posso afferrare l'alluce con l'indice medio della mano destra oppure afferro la coscia o il polpaccio. Piego la gamba di nuovo e vado a portare il ginocchio destro verso sinistra, mi preparo per una torsione. Scapola destra bene, piatta a terra, testa dritta oppure ruotata a destra. Lascio che le gambe si ammorbidiscano, si rilassino e la schiena lasci andare. Tensioni, blocchi. Ritorno con il ginocchio destro al petto e vado a scambiare le gambe, ginocchio sinistro e poi allungo la gamba destra. Rimango un respiro qui e poi distendo la gamba sinistra, afferro dove riesco, prendo qualche respiro. Piego la gamba sinistra e porto il ginocchio sinistro a destra, entro in torsione anche da questo lato, testa dritta, ruotata verso sinistra. Ritorno con il ginocchio sinistro al petto, porto anche il ginocchio destro, braccio per qualche istante le mie gambe, se voglio rotolo destra e sinistra, oscillo per un bel massaggio alla schiena, liberare il collo, la testa segue il movimento. E poi mi fermo. Allungo le gambe ed entro nel meritato Shavasana. Chiudi gli occhi per qualche istante, goditi questo ultimo momento di immobilità, rilassamento e respiro. Se desideri continuare con Shavasana, spegni pure il video. Prosegui pure, ti saluto. Grazie per aver partecipato a questa pratica con me. Se invece vuoi concludere insieme a me la pratica, comincia a muovere lentamente le dita delle mani e dei piedi e a ruotare la testa. E poi ruoti su un fianco, piano piano, e ti porti in una posizione seduta.
Allungo bene la schiena, porto le mani unite davanti al petto e inclino la testa leggermente in avanti. Concludiamo insieme con un bel respiro profondo, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Inspira ed espira. Apro lentamente gli occhi. La pratica di oggi è finita. Namaste. Grazie davvero tanto per aver partecipato a questa pratica. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al mio canale Be Yoga e ad attivare la campanellina delle notifiche. Ti chiedo anche di mettermi un bel pollice in su se ti è piaciuta e di lasciarmi un commento, un feedback qua sotto. Per me i feedback sono molto importanti per capire la direzione che sto prendendo e se quello che faccio interessa e posso andare avanti così. O se avete altri suggerimenti, sono davvero aperta e curiosa di conoscerli. Ci vediamo al prossimo video, ciao!